Oggi sono qui a parlarvi dell'ospedale Bartolomeo Stacchio. Con grande sorpresa, il 31 dicembre, sicuramente prima dello scoccare della mezzanotte del nuovo anno, l'ASUR regionale ha emanato una determina, la 742, in cui veniva a declassare 3 unità semplici dipartimentali dell'ospedale di San Severino Marche a unità semplici, l'hospice, oncologia e radiologia, che vuol dire che non sono più autonome, che possono essere soppresse in qualsiasi momento o che possono essere inglobate nella struttura di riferimento. Queste 3 strutture sono fondamentali e non hanno mai creato problemi all'ospedale, anzi. Carissimo Presidente della Regione, se non che Assessore alla Sanità, Ceresoli, e alla nuova Direttore Generale ASUR, Dottoressa Storti, io le chiedo immediatamente di ritirare questa determina o di modificarla nei confronti di questo ospedale, perché noi siamo un paese, una città terremotata e questo ospedale è sempre stato un riferimento per tutto l'entroterra, per la sua posizione strategica, la sua solida struttura che nemmeno il terremoto ha scalfito, la sua estensione e l'eliporto. Questo ospedale non ha nulla da invidiare da altri ospedali, altre strutture. Tanto che mi sono candidata quando ironicamente avete detto candidatevi per ospedale unico, ma nessuno mai ha chiesto a me il progetto perché era già tutto preparato. Mi dispiace, noi siamo un territorio, il secondo per estensione nelle Marche e abbiamo bisogno di questa struttura. Ma non solo i miei colleghi, ci sono i cittadini, non solo di questa città, ci sono i comitati e le associazioni. Siamo pronti a venire a trovarvi in regione.